33,4 del regolamento è attivo l'impianto audio-video per la registrazione. Oggi abbiamo l'audizione nell'ambito della proposta di nomina a presidente dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare Ismea. Abbiamo e do il benvenuto al professor Angelo Frascarelli. Professor Frascarelli, buongiorno, ci sente? Buongiorno Presidente, buongiorno, ti sento benissimo. Anche noi la sentiamo bene. Già preso il caffè, tutto a posto? Senz'altro, certo. Anche noi, per quello abbiamo 2 o 3 minuti di ritardo, ma insomma, penso che siano fisiologici. Beh, innanzitutto benvenuto, siamo qua, complimenti per la sua proposta di nomina e come rito, ed è giusto che sia, siamo qui per ascoltare la sua relazione. Se non so quanto tempo ha bisogno, una decina di minuti sono sufficienti? Bene, Certamente, Presidente. prego allora, io passerei subito la parola. Grazie, Presidente, onorevoli senatrici e senatori. Ringrazio di avermi dato la possibilità di presentare in questo consesso la mia esperienza professionale. Da 31 anni svolgo attività di didattica e di ricerca di terza missione all'Università di Perugia, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali. E come penso che i senatori conoscono, l'attività si svolge nella didattica agli studenti, dove insegno economia politica agraria e politica agroalimentare, l'attività di ricerca, e su questo mi voglio soffermare, in 5 ambiti, obiettivi e strumenti della politica agricola comune, politiche territoriali con particolare riferimento allo sviluppo rurale, economia dei mercati agricoli e agroalimentari, analisi di filiera, relazioni tra gli attori della filiera, catena del valore, agricoltura di precisione digitale e gestione del rischio in agricoltura. In questo compito ho prodotto numerose pubblicazioni a carattere nazionale e internazionale e anche molte pubblicazioni divulgative. Ecco, i miei temi di ricerca e il mio interesse per lo sviluppo agricolo e agroalimentare mi hanno portato non solo all'attività accademica, ma anche a gestire alcuni istituti di ricerca. In particolare ricordo che dal 2003 sono direttore di un centro che si chiama CESAR, Centro per lo Sviluppo Agricolo Rurale, un centro che svolge attività di progettazione, consulenza, formazione in ambito agroalimentare e sviluppo rurale. Poi dal 2011 al 2013 sono stato componente del Consiglio di Amministrazione dell'INEA, Istituto Nazionale di Economia Agraria, che poi è confluito nel CREA, e sono attualmente vicepresidente della Fondazione Edmumac di San Michele all'Adige, che è un'importante istituzione in campo della ricerca, istruzione e trasferimento tecnologico nel settore agricolo a valenza internazionale. Ecco quindi che l'attività di trasferimento delle innovazioni, di divulgazione, la collaborazione con molte realtà imprenditoriali hanno accresciuto le mie conoscenze non solo in ambito accademico, ma anche in ambito imprenditoriale e territoriale. Ed in particolare vorrei sottolineare 3 ambiti dove ho maturato un'esperienza importante: imprese agricole, imprese agroalimentari ed istituzioni. Nelle imprese agricole ho avuto l'occasione anche di gestire per conto del Comune di Perugia, un'azienda agraria di 550 ettari, che ha costituito un'esperienza veramente interessante per la mia formazione. Nell'ambito delle imprese agroalimentari sono stato parte di due consigli di amministrazione di due cooperative nel settore cerealicolo e lattiero caseario, nonché nel consiglio di amministrazione di una fondazione che si occupa di spreco alimentare, di recupero dello spreco, la Fondazione Banco Alimentare. Nell'ambito delle istituzioni ho avuto occasione dal 2001 al 2008 di far parte della segreteria tecnica del Ministero delle Politiche Agricole. Ecco, con questa esperienza io vorrei sottolineare, nei minuti che mi rimangono, 4 tematiche del mio percorso professionale che collimano con le attività di Ismea. La prima riguarda l'analisi dei mercati agroalimentari. Ecco, il funzionamento delle filiere agroalimentari, di cui tra l'altro questa commissione del Senato si è occupata moltissimo,
È un tema estremamente importante per due ragioni. Primo è l'instabilità dei prezzi. L'instabilità dei prezzi è uno dei problemi che oggi assilla di più il mercato agroalimentare ed è di peso, dipende da, sicuramente dall'evoluzione dei mercati mondiali, dalla globalizzazione, ma anche dal fatto che le politiche non svolgono più quel ruolo di una volta. Che era quello di sostenere i prezzi e stabilizzare i prezzi. Oggi questo ruolo della politica comunitaria è indirizzato al sostegno al reddito, lasciando però una forte incertezza sui mercati. L'altro tema, che è un tema centrale, è l'ampliamento della forbice tra i prezzi alla produzione e i prezzi al consumo, che penalizza la componente più debole della filiera, in questo caso i produttori agricoli. Ecco, da questo punto di vista, c'è la necessità di attivare un mix di strumenti pubblici e privati che vanno dalle forme organizzate dei produttori a migliorare le relazioni tra gli operatori della filiera, a rafforzare uno strumento che in Italia comincia a partire, che sono le organizzazioni interprofessionali, a sostenere i contratti di coltivazione, i contratti di filiera. E poi, in ultimo, ma forse è il più importante, è rafforzare la vigilanza e la trasparenza del mercato per stimolare la concorrenza, migliorando i sistemi di etichettatura, di certificazione e le norme di commercializzazione. Ecco, sulla vigilanza e la trasparenza del mercato, io ritengo che oggi abbiamo le aspettative migliori di migliorare la situazione, soprattutto grazie anche alla legislazione europea e fra poco nazionale, sulle pratiche sleali nei rapporti tra imprese della filiera agroalimentare e in maniera tale da ridurre questa patologia che spesso accade nel mercato agroalimentare. L'altro tema è lo sviluppo, secondo tema vorrei citare, è lo sviluppo e l'organizzazione delle imprese. Questo è un tema cruciale, bisogna rafforzare il capitale fisico, il capitale finanziario, questo è un compito di Ismea, e contemporaneamente bisogna anche far crescere il capitale umano. Non basta rafforzare le imprese dal punto di vista patrimoniale, finanziario, bisogna anche rafforzare dal punto di vista del capitale umano e da questo punto di vista credo che possiamo anche migliorare la situazione nei prossimi anni, grazie anche alle politiche dell'Unione Europea. Terzo tema, le politiche agroalimentari. Da questo punto di vista viviamo un momento cruciale, un momento storico, perché da qui al 31 dicembre l'Italia dovrà adottare il piano strategico nazionale. Tutti sappiamo che a Bruxelles è stato raggiunto un accordo sulla PAC il 25 giugno scorso. Adesso il compito passa a livello nazionale e da qui al 31 dicembre si dovrà definire questo quadro della politica nazionale in attuazione di quella dell'Unione Europea, che coinvolge ben 35 miliardi di euro in 5 anni, dal 2023 al 2027. L'Italia riceve ogni anno dalla politica europea 7 miliardi di euro, compreso il cofinanziamento nazionale, 7 per 5, 35, quindi 35 miliardi che dovremo programmare da qui a dicembre. E questo è un tema su cui le istituzioni a supporto del Ministero, tra cui l'Ismea, devono dare un grande contributo dal punto di vista scientifico e tecnico. L'altro e l'ultimo grande tema che vorrei citare è la gestione del rischio in agricoltura. L'Italia è un caso di eccellenza su questo argomento, viene citata dall'Unione Europea come uno dei migliori casi di paese che ha adottato politiche di gestione del rischio. Abbiamo avuto una grande spesa soprattutto sull'agevolazione delle polizze assicurative. Ecco, su questo tema bisogna evolvere, bisogna migliorare, innanzitutto perché sul tema già maturo, che è quello delle polizze assicurative, abbiamo oggi qualche criticità, anzi diciamo più di una criticità, soprattutto legata alle avversità climatiche che ormai da 3 anni flagellano l'agricoltura del nostro paese, che ha messo in difficoltà questo sistema. Quindi bisogna farlo evolvere e da questo punto di vista ci viene incontro una politica che l'Italia ha proposto a livello europeo
che è il Fondo per i rischi catastrofali, che dovrà cercare di, insieme alle polizze assicurative, di far funzionare nel tempo, nel lungo periodo, il sistema della gestione del rischio. Poi bisogna sperimentare forme nuove di gestione del rischio, forme più innovative, che già in parte sono partite in Italia, cioè i fondi di mutualizzazione, le polizze parametriche, le polizze ricavi, e su questi strumenti bisognerà dare un'accelerazione perché questo mix possa contribuire alla gestione del rischio in agricoltura. Ecco, con questi quattro temi ho chiuso il mio intervento, vorrei risottolinearli: l'analisi dei mercati agroalimentari, lo sviluppo e l'organizzazione delle imprese, la gestione del rischio in agricoltura e le politiche agroalimentari. Su questi quattro temi nel mio percorso ho maturato molte esperienze. E, per concludere, signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, ritengo che Ismea è un istituto unico in Italia per i servizi al mercato agricolo alimentare a disposizione del Parlamento, del Governo, delle Regioni, per il supporto e l'implementazione di politiche, per l'attivazione di servizi, strumenti finanziari fondamentali per lo sviluppo agricolo e agroalimentare del nostro Paese. Il funzionamento dei mercati di cui ho citato, l'organizzazione delle filiere, la trasparenza del mercato, la trasparenza delle relazioni tra i soggetti della supply chain, o meglio della value chain, lo sviluppo delle imprese, la finanza delle imprese, la gestione del rischio in agricoltura, sono stati sempre temi che mi hanno appassionato. Ho dedicato a questo la mia trentennale attività professionale e vorrei contribuire continuando a fornire il mio impegno e il mio utile contributo. Grazie Presidente. Grazie a lei, professore, per la sua relazione. È stato perfettamente attento i 10 minuti e di questo la ringrazio preventivamente. Adesso si sono prenotati alcuni senatori. Inizierei dalla senatrice Caligiuri per le domande. Prego, senatrice. Grazie Presidente, grazie al professore Frascarelli per averci fornito un quadro completo del suo curriculum che avevamo già in realtà visto e visionato e quindi sul quale non possiamo che essere d'accordo su una figura professionale con tanta esperienza. Beh, il mio non è una domanda, è giusto una constatazione, una riflessione insieme. Ci aspettano delle sfide che sono molto grandi. Il sistema agricolo è messo sotto pressione per quanto ci viene richiesto dalla nuova politica agricola comunitaria, dal nuovo settennio, ma le sfide del verde, del green, penso a quanto possa e debba fare Ismea in questo gioco. Stare vicino al mondo agricolo oggi più che mai non è facile. Lei ha citato degli aspetti che sono fondamentali, volatilità dei prezzi, piuttosto che le assicurazioni, gestione del rischio. Io aggiungerei una mano che può dare Ismea nel circuito del sistema creditizio con gli aiuti che è riuscita a dare con primo insediamento, con acquisto dei terreni. Ecco, diciamo che ci sono molte sfaccettature che fanno ritenere Ismea un po' il centro del prossimo settennio della politica agricola. Sicuramente, insomma, in questa commissione, nei vari provvedimenti in discussione, viene citata tantissimo Ismea. Quindi la mia riflessione è: siamo tutti insieme pronti a cogliere queste opportunità e a gestire, soprattutto l'assicurazione della gestione del rischio, è sicuramente uno dei punti nodali di svolta, così com'è non va. Quindi va fatta insieme una riflessione e vista effettivamente come si può cambiare e migliorare. In bocca al lupo a tutti noi, siamo qui pronti anche a collaborare insieme. Grazie. Grazie senatrice Caligiuri. Senatore Taricco. Buongiorno professore, ben rivisto. Mi unisco alle considerazioni e agli auguri della collega e le faccio una domanda di questo genere. Lei, come ci ha un po' raccontato e come ci aveva reso evidente con i documenti che ci erano stati inviati, ha maturato un'esperienza sostanzialmente su tutti e due i fronti, quello diciamo così più di tipo accademico, ma anche quello di tipo gestionale, avendo avuto responsabilità in una serie di strutture che in un modo o nell'altro sono di supporto all'agricoltura. Ecco, la domanda, la considerazione che allargo a lei e su cui mi piacerebbe spendesse ancora qualche parola, è su quanto lei ritenga
come dire, possa essere strategico per il futuro l'esistenza di strutture come quella di Lana Dadige, cui faceva riferimento lei prima, o come Ismea o come altri istituti di ricerca per le scommesse che l'agricoltura ha di fronte e che sarà chiamata ad affrontare. Grazie. Grazie senatore Taricco. È collegata la senatrice Abate, non so se ci sente. Senatrice Abate. E allora Pronto, Presidente? prego, prego, senatrice. Buongiorno, buongiorno. Innanzitutto chiedo scusa se non sono presente fisicamente perché ho avuto un infortunio al In bocca ginocchio. al lupo da parte di tutta la Commissione. Grazie, grazie, Presidente. Saluto il professore Frascarelli e naturalmente sono superflue le mie congratulazioni per il curriculum, per l'altro profilo professionale che sicuramente aggiungerà valore a questo comparto dell'agricoltura che, ahimè, insomma, è visto sempre come la cenerentola dell'economia nazionale, anche se il posto, il ruolo che ha è di fondamentale importanza e noi lo stiamo scoprendo anche con queste esperienze che stiamo facendo in commissione. Professore, quindi la saluto. Lei ha tratteggiato, diciamo, ecco, dei punti fondamentali e cardini, comprensibili anche per noi che comunque non siamo grossi esperti in agricoltura, ma stiamo cercando in questi 3 anni di riuscire un pochino ad orientarci. E lei ha accennato la questione della volatilità dei prezzi. Effettivamente, quando noi ci approcciamo o giriamo fra gli agricoltori, la cosa che frequentemente viene sollevata, l'eccezione che viene sollevata è che non si riescono a coprire in alcune filiere, mi riferisco per esempio alla filiera agrumicola perché vengo dalla Calabria, dalla piana di Sicilia. Senatrice Abate, non la sentiamo Una più. forte produzione di agrumi. Pronto, Presidente, mi La sente? sentiamo a tratti e quindi se riesce a fare un sunto della Allora, domanda. volevo, no, stavo concentrando la mia attenzione sulla volatilità dei prezzi che ha accennato il professore. Al di là di Quello quello lo abbiamo che. capito, quello abbiamo capito. Al di là di quella, ecco, la domanda è questo, professore. Al di là di quella che è la globalizzazione, quindi le regole di mercato. Bastano solo i contratti di filiera per stabilizzare il reddito degli agricoltori oppure ci sono altri strumenti? Ecco, grazie, vi ringrazio molto. Grazie, grazie senatrice Abate. Senatore Bergesio. Grazie Presidente, naturalmente grazie Professor Frascarelli. Noi abbiamo ascoltato, abbiamo letto nei giorni scorsi, abbiamo ascoltato quello che lei ha detto, apprezziamo naturalmente quelli che sono i buoni propositi che sta mettendo in campo per un istituto così importante, che non è solo importante da oggi, ma è maturato nel tempo, l'istituto di Ismea. Bene la sua riflessione fatta sul concetto di pratiche sleali. Lei sa che la direttiva, la 2019 numero 633, che praticamente fa parte della legge di delegazione europea, ha dato un impulso notevole. Perciò un'attenzione le chiediamo particolare agli anelli più deboli della filiera, che non è forse solo il produttore ma anche il trasformatore, perché qui è l'anello avanzato della filiera, la grande distribuzione, coloro che alla fine hanno in mano i mercati che stanno diciamo mettendo in crisi l'intera catena della filiera agroalimentare. Noi perciò sappiamo che in questo senso Ismea elabora i costi medi di produzione. Una particolare attenzione a questo e qual è naturalmente la sua posizione su questi temi, perché su questi temi diventerà molto importante. Sono state dotate Ismea di molti fondi in questo periodo, abbiamo effettuato anche delle misure in Parlamento nel semplificazione dello scorso anno e anche adesso le misure nel sostegni bis, soprattutto per ampliare l'accesso ai fondi da parte sia dell'imprenditoria giovanile che dell'imprenditoria femminile. Anche su queste misure prestare particolare attenzione perché Ismea sta facendo un gran lavoro, ma noi notiamo che c'è una difficoltà sulle articolazioni, che sarebbe importante esprimere forse in futuro anche delle articolazioni territoriali. È bene pensare ad un'azione mirata a quelli che sono gli equilibri economici e finanziari,
ma a volte questo diventa discapito di una presenza sui territori che anche diretta di Ismea probabilmente non sarebbe male, anzi sarebbe positiva e permetterebbe un'implementazione. Per quanto riguarda le polizze assicurative, lei ha fatto un ragionamento importante perché la gestione del rischio è fondamentale da parte di Ismea. C'è un tema che sta aggredendo il nostro paese, che sono quelli relativi agli eventi atmosferici. Tra questi inseriamo anche il tema della siccità, sul quale stiamo ragionando, e la prego anche lei di pensare a dei provvedimenti mirati, perché se è vero che la severità idrica, la mancanza di acqua in gran parte del territorio del nostro paese provoca delle carenze produttive, anche i valori di mercato che oggi ci sono dei prodotti che arrivano dalla terra, se pensiamo a tutto il complesso meccanismo dei cereali, dei proteici, eccetera, fa pensare che qualche quintale in meno prodotto dall'agricoltore mette seriamente in difficoltà l'azienda. Deve essere remunerato questo, gli deve essere data una garanzia, soprattutto per quanto riguarda il futuro. Bene tutto questo, perciò noi le auguriamo naturalmente buon lavoro e la ringraziamo per la disponibilità. Grazie Presidente. Grazie a lei, senatore Bergesio. Senatrice Naturale. Grazie Presidente, io do un accorato benvenuto al professor Frascarelli, mi congratulo per questa scelta perché oltre ad avere un eccellente curriculum, come abbiamo tutti avuto modo di vedere, è anche una persona molto disponibile, quindi mi auguro che ci sia questo rapporto costante di scambio di proposte, di azioni, perché è questo che manca anche sui territori, come diceva anche il collega. Sicuramente il problema che lei dovrà affrontare è importantissimo, è quello che tutti i produttori chiedono a gran voce, che quindi la tutela quindi assicurative per quello che riguarda la volatilità dei prezzi e anche la problematica delle calamità naturali. E allora gli agricoltori vogliono queste certezze perché è un lavoro pesante che richiede tanti investimenti ed è necessario avere delle tutele per quanto riguarda quindi la stabilità dei prezzi. In questo entra anche il quadro della grande distribuzione, che tutti chiedono che nella filiera ci sia questa distribuzione del valore, quindi una garanzia di prezzi un po' per tutti gli attori della filiera. Io non mi dilungo perché vorrei lasciare spazio alle risposte e quindi in bocca al lupo a tutti noi, è un settore che richiede tanto e quindi rinnovo il mio invito alla collaborazione costante. Grazie. Grazie senatrice Naturale. Senatore La Pietra. Grazie Presidente, e anch'io mi associo alle congratulazioni dei miei colleghi. Professore, il suo curriculum sicuramente è un curriculum di alto livello, da cui si denota la sua professionalità, preparazione nel tempo in tutti i settori, quello universitario sicuramente, quello gestionale, ma vedo anche in quello ministeriale, perché ha fatto parte di un tavolo tecnico durante un mandato elettorale. Quindi credo che il suo curriculum sia a 360 gradi completo. Le volevo fare una domanda specifica però. Ieri c'è stata la notizia che la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione verso diversi paesi, compreso l'Italia, per quanto riguarda la non applicazione delle norme sulle pratiche sleali. Fra questo, cosa che preoccupa molto molte filiere, c'è l'aspetto dei pagamenti e l'aspetto contrattualistico, che in certe filiere, come le stavo dicendo, possano creare sicuramente delle criticità che vanno sicuramente risolte. Ecco, da questo punto di vista una sua opinione. Grazie. Grazie senatore La Pietra. Mi sembra che non ci siano altre domande da parte dei colleghi. Quindi professore, io le lascerei, ma solo per questioni tecniche dovute ai lavori della Commissione che si evolvono di ora in ora, non più di 5 minuti, perché poi abbiamo altri argomenti importanti. Non che non sia importante la sua audizione, anzi, io non faccio domande, perché bene o male quello che vorrei dire è stato comunque riassunto dagli interventi dei colleghi, però ecco, da lei vorrei un impegno che vuole essere anche un augurio, nel senso che se qualora dovesse essere nominato poi verrà a fare un'audizione qui con noi e ci auguriamo tutti quanti magari anche in presenza, così
significa che questa triste pandemia si evolve verso la fine. Prego, professore. Sì, grazie, Presidente. Confermo la mia disponibilità a venire a dialogare, a collaborare su questo tema dell'ISMEA. Velocemente, nei 5 minuti che mi sono stati assegnati, ricordo la senatrice Caligiuri che ha sottolineato la questione del sistema creditizio. Questo sistema è importante per tutti i settori dell'economia, figuriamoci per l'agricoltura che ha cicli lunghi, e quindi ISMEA deve fare sempre di più, e il Parlamento ha consentito a ISMEA di fare sempre di più. Ecco, io ho accennato al fatto che oltre al capitale finanziario occorre anche dare un contributo insieme alle regioni a far crescere il capitale umano. E da questo punto di vista, nella mia attività anche di ricercatore in università, ho notato a volte una poca conoscenza da parte degli imprenditori agricoli sulla finanza in agricoltura, e quindi io vorrei unire questi due aspetti. Il senatore Taricco, in cui ha posto una domanda, dice: qual è il contributo che può dare una struttura come ISMEA? Io ritengo che ISMEA è uno strumento diciamo del governo, del Parlamento, non legifera, ma ha un grande ruolo nella conoscenza, nella messa a disposizione di servizi e strumenti, quindi far crescere la conoscenza in questo momento in cui Parlamento e governo devono scrivere il piano strategico nazionale, attivare servizi come quelli creditizio, la gestione del rischio, sempre su, chiaramente su delega del Parlamento e del governo. Quindi oggi io attribuisco molto importanza alla conoscenza. Molto spesso si fanno gli errori per carenza di conoscenza e per servizi che non funzionano. Quindi accrescere la conoscenza e migliorare il funzionamento dei servizi, e i servizi sono quelli che ho citato prima, sarà un compito prioritario. La senatrice Abate ha messo in evidenza sul fatto se i contratti di filiera sono sufficienti a contrastare l'instabilità dei mercati. Prima ho citato 5 strumenti per questo scopo, non tutti i filiera sono solamente uno di questi, perché i prezzi non adeguati a coprire i costi di produzione e la globalizzazione si risolvono con 5 strumenti: le forme organizzate dei produttori, i contratti di filiera, le OI per favorire la collaborazione della filiera, gli incentivi alla collaborazione come questo governo e questo Parlamento ha finanziato negli ultimi anni, e la vigilanza e la trasparenza del mercato. Quindi ha ragione la senatrice, bisogna lavorare su 5 punti per dare più forza agli agricoltori. Il senatore Vergesio ha messo molto in evidenza il tema delle pratiche sleali. Ecco, questa è una delle novità di cui si dovrà occupare ISMEA nei prossimi anni, grazie anche all'invito e alla normativa che il Parlamento sta mettendo in atto. Ecco, da questo punto di vista, dice, come possiamo lavorare sui costi di produzione, eccetera. Io metto in evidenza questo fatto, che ISMEA deve fornire un contributo di conoscenza per prevenire le pratiche sleali, perché quando noi le contrastiamo, quando noi siamo arrivati a fare le multe, abbiamo già fallito. Noi dobbiamo mettere in atto sistemi di conoscenza per cui tutti gli imprenditori siano allertati e evitino di fare pratiche sleali. Ecco, questi strumenti sono poi quelli che perlomeno ho letto che il Parlamento intende affidare a ISMEA, cioè garantire conoscenza sui prezzi, sui casi in cui si rischia di arrivare in una pratica sleale e prevenirla. Quindi un grande ruolo. La senatrice Naturale accennava all'avvicinamento ai territori, questo è un tema anche che ha sollecitato il senatore Bergesio. Sì, è vero, io ancora devo prendere visione di alcune questioni, però un maggiore collegamento con i territori è fondamentale. Se è stato fatto qualche errore nel passato, ma non gravi comunque, è semplicemente il fatto di essere più a conoscenza degli imprenditori che venivano finanziati, e questo si ottiene con un maggiore radicamento territoriale. Il senatore La Pietra dice
appunto, questo ribadisce anche sulla questione delle pratiche sleali, se è questa questione della notizia che è arrivata ieri da parte dell'Unione Europea dell'inadempienza dell'Italia. Ecco, sì, diciamo che avremmo dovuto essere più celeri. Da questo punto di vista, io ritengo che siamo ormai in dirittura d'arrivo e il fatto che la parte normativa sia in dirittura d'arrivo non ci esime però poi da accelerare l'attuazione. Ecco, questo mi preoccupa un po' perché immediatamente dopo la parte normativa che uscirà dal Parlamento dovrà essere messa in piedi una fase di attuazione che non sarà semplicissima, ma questo dovrà avvenire in pochissimo tempo e riguarderà sia quello che ho detto prima, sull'analisi dei mercati, la trasparenza del mercato, le informazioni, ma anche sull'aspetto contrattualistico. Grazie Presidente, grazie a tutti le senatrici e i senatori. Grazie a lei, professor Frascarelli, anche per la capacità di sintesi che ci ha permesso di terminare nei tempi prefissati. Quindi noi, io la saluto anche a nome di tutti i componenti della Commissione. Questa Commissione si esprimerà per quanto di competenza, credo, la prossima settimana e speriamo di rivederci presto, magari sempre qui in Commissione. Grazie e buona giornata. Grazie Presidente, buona giornata a lei.